partita, 9 pari. Gran ricezione da parte di Recine. E poi il muro su Romano da parte di Rocky Bosic. Sono i muri che pesano perché ridanno fiato al pubblico, fiducia. La panchina. Gaggini, Spirito, Bosic, presidiato il diagonale. E Cisterna può chiudere questa possibilità. E c'è la gran recupero, spettacolare rovesciata di Keita e poi Bosic! Fantastico! Fantastico! Bosic la chiusa, ma il servizio di nuovo nelle mani di Shapostov. Palla in due, viene murato la via da Rocco Bosic. Eccolo qua l'urlo del condottiero sloveno. E suona la carica anche per il numeroso pubblico, dobbiamo dire tantissimi, tantissimi oggi. E qui a Verona, vediamo anche alle nostre spalle che è... Rafael per Bosic! Tre pari! Palloni che pesano come macigni. Abbiamo visto prima Lesni che Keita non ha avuto percentuali altissime in battuta. I 7 metri del campo avversario, poco da fare per la difesa di Monza in questo caso. Ricezione, poi palla dietro per Grosser. Tanto spazio in diagonale, ma il tedesco cerca la parallela e viene cancellato dallo sloveno. Oh, l'abbiamo detto in precedenza, Modric magari non ha questa continuità estrema. Giulio Finali, autore di due esche, non hanno però cambiato l'inerzia nel finale del set precedente. Modric intanto, 9-4. Mamma mia che... Ha riniziato in un altro modo. Tanto Romano al servizio, Bosic strettissima nei 3 metri, grande colpo. Grandissimo colpo in extra rotazione di spalla all'interno dei 3 metri, direi sui 2,5 metri. Tanta tanta roba, Scanferla chiede scusa, ma qui direi tanti meriti a Bosic. Intanto Keita picchia fortissimo al servizio, ci arriva comunque Porro dopo tocco di Pesaresi, qui Patrick cerca una palla morbida, ma Bosic lo aspetta lì e la butta per terra. 13-11. Sta recuperando Verona. E Milano chiama il time out. Esatto. Alle 7. Vediamo se sarà buona la prima. Spirito. Bosic! Tira una palla da riscaldamento. Portando Verona sul 20-24. Qui le residue speranze di... Zaitsev, un passo avanti per gli altri. Jant non bene, in bagger deve andare il ballaso. Jant si prepara il muro a 3 e la mette giù con Rogmosic. Questo muro vale platino per Verona. Per il punteggio, per il morale, 22 pari. Alex Gorzanov al Siena, 11° punto, Mazzone. E questa volta allunga la traiettoria dell'alzata per Bosic, che va a chiudere il colpo, una palla molto vicina alla rete, rapida, e lo sloveno Grozdanov, Lucarelli, Melizar e poi il muro di Bosic su Yuri Romano, la stampata che vale, vale tantissimo. Il muro fondamentale, scusate il gioco di parole, fondamentale. Ricezione, nelle altre 5 posizioni può essere libero da questo compito. Rogmosic dice ci sono anch'io in questa partita, scalda il braccio, mette il diagonale e Verona conduce con un... discreto.
ad uscire verso Nikolov, palla in mano per De Cecco, muro di Rok Mozic su Gabi. E allora entra Gottardo per Marloyan. Ngapet, l'allenatore di Verona, ancora Ngapet in attacco, non chiude, scuote le braccia, Ngapet non passa, poi contesa a rete con Mozic, in bagger Rossini per Ngapet, cerca di passare, aggira il muro a due ma non chiude. Bruno, ancora per Ngapet che viene murato da Rok Mozic. Si insiste sulla corsia di destra e il muro di Verona riesce a organizzarsi. È davvero un muro importante questo per Verona, che deve costruire attraverso i break quella superiorità che aveva. Lo diceva Gaggini anticipando Keita. Mozic parallela interna, assegno, rimane più uno with you. Primo tempo c'è la difesa sempre di Mazzone, poi può rigiocare Verona e lo fa subito con l'attacco, il secondo tocco di Mozic, velocizza l'azione Spirito che serve il suo schiacciatore, lo manda anche. Occhio perché è un giocatore molto temibile, è primo nella classifica degli ace del campionato e intanto viene timbrato da Mozic. Stefani, lungolinea Micheletto, sperto lì per Kaczynski, il muro su di lui, Mosca e Mozic che gli dicono di no. 15-23, ancora per Verona al servizio, lo rivediamo, tanto questo bel servizio Micheletto, poi sperto lì che ha variato il gioco, provare a ricucire lo strappo. Keita, Spirito, Mozic dentro, tutti a dire dentro, e anche nell'angolo della Lube sì, dicono che la palla è in campo. Per Cisterna consecutivi, niente male il servizio di Baranovic, e arriva il muro clamoroso ancora di Mozic. Sì, diciamo, transagonistica per Mozic, palla un po' bassa tipo di Rossi, Baranovic che deve superare, Djurovic per andare ad attaccare. Sullo stile di Muserski, giusto per citare un suo connazionale, Romano fermato ancora dal muro di Mozic, non si passa, che guarda il pubblico di Piacenza come dire meno baccano ci siamo noi in campo, quindi 7-2. Fa strano questo 2020 perché ricordiamo che le ragazze suggerimento di Soli a rischiare un po' di più al servizio su Keita, ma ha ricevuto bene ancora il maliano, attacca Mozic in diagonale, confortante fino a questo momento la prova di Numeri Keita in ricezione, palla precisa per Spirito, attacco. Attendiamo l'assalto flotte di Leandro Mosca. Ricezione precisa di Rinaldi, l'attacco sporcato dalla rete di Ngapet, Spirito per Mozic che prende l'ascensore e scarica una bordata delle sue. 14 pari, Rok Mozic, energia da vendere. Il giocatore che sta crescendo tantissimo è... Sì, schiacciatore classe 95 potrebbe essere una soluzione questa sera. Gaggini bene
spirito per Mozic, anche lui sale al piano superiore, mette giù il pallone del 8-4, Verona che doppia Piacenza. E Verona che pare essere proprio in gestione di questo momento del match, si vero Piacenza.